attaccare Radio! Stavetta ferma! Quale Giovanna? La Giove? Lontanissimo, ciò. E Mantova? Se è lontano, posso andare con la mia macchina. Ma zitto! Se va a fanculo, va! Beh, io con te non voglio mica parlare. Non voglio mica parlare più con te.
Ce l'hai ancora con me, ce l'hai. È 7 anni che non ti voglio parlare più, non ti voglio neanche più vedere, dai. Via, non voglio più parlarti. La lettera è la mia. No, vieni, prendi la tua lettera. Risolto quella questione che avevate, signore. Litigate, insomma. Altro che, sì. E sempre peggioriamo. Voi. Sì. E cosa c'era scritto in sta lettera? C'è scritto che la Giovanna dice che è morta. La conosceva lei? Mi sembra di sì, ho sentito dire, ecco. E adesso? Sono stati gli anni più belli della mia vita. Allora, quei tempi là? A quei tempi là, sì. E poi dopo l'hai persa di vista? E poi dopo l'ho persa, è andata a Mantova, non l'ho più vista. Vi piaceva tutti e due? Oh, sì. E litigavamo sempre, io e lui. Lei si è sposato con un altro? Lei si è sposato con un altro. E che è andato fino? Un mantoese. Un mantovano, si dice. Ah, mantovano. Si è sposato con uno di Mantova, si dice un mantovano. Ce la fai a portarmi alto un giorno? Confessarsi? Sì, cosa vuol che abbia anche quello? Almeno che è un po' arrabbiato con te, questo dovrà pur dirlo. Arrabbiato è arrabbiato un bel po'. Però pare di parlare ancora, insomma. Insomma, qualche volta. E poi bisognerebbe che andaste anche al cimitero, a Mantova, a portarci un fiore, perché se voi gli volevate tanto oh, bene... tanto bene, bene, tanto, ecco, tanto. Allora vi siete... Specialmente io, voglio dire. Ma anche lui si vede. Sì, anche lui. E allora bisogna abbiamo almeno, litigato. Almeno portarci. Per lei abbiamo litigato. Almeno portarci qualche fiore. Sì. Fresco, eh? Sì. Non di quei fiori, un bel fiore fresco. Sì. Perché scappi con quando mi vedi?
Non ho fatto così per 7 anni. Anche adesso lo fai ancora? Cosa pensi, che incomincio a parlarti adesso? Sei rimasto proprio un bambinone, eh? Non me ne frega niente. Adesso sappiamo dove sta, andiamo a trovarla. Sta al cimitero adesso. Cosa conta andarlo a trovare? Manteniamo. Sono stato brusco, e te, scusami. Non te lo dovevo chiedere, potevo avere fiducia. Perché dobbiamo reagire, contattiamo i mezzi di comunicazione. La radio per prima, ecco, sì, ho deciso. Allora, Giovanna se n'è andata, La Giovanna. La Giovanna? Ma se n'è andata anche lei. E quando ti toccherà te? Va a cagare, va. Quante feste che abbiamo fatto in questa casa. E tu eri sempre ubriaco. Sempre! Bevevi come un turco, buttavi sempre dentro vino, liquori, da tutte le parti, e anche dal sedere ne bevevi. Cosa ci fai te qui? Io vengo per lavorare qui. Te vieni per ricordare la Giovanna. Ma vuoi, non vai a lavorare, non vieni a lavorare, perché non vedi? Io vengo qui per ricordare la Giovanna. No, vieni qua che andiamo in garage, c'è mia moglie lì. Il problema è la macchina, che non la posso prendere perché la c'ha la mia figlia. Prendiamo la mia? Sì. E che problema? Preghiamo che il Signore entri per noi, perché in questo viaggio il Signore abbia ad accompagnare.
Cosa fa? Non so qua, ma... Pronto? Gino? Aldo? Perché fai così scemo? Io ti aspettavo qua. Guarda, non ce l'ho fatta a partire. E perché? Ehi, guarda. Perché? Non so, non te lo so dire. Non me lo son sentito. Potevi avvisare prima che non potevi venire con me. Partiamo lunedì. Cosa fai qui? Prendi un attimo qua, per favore. Prendi un secondo qua. Allora, cosa hai da dire adesso? Cosa hai fatto? La macchina. Cosa hai fatto la macchina? L'ho distrutta. Come l'hai distrutta la macchina? E adesso come facciamo? Boh. E io come faccio dopo a doperarla? Ne compri un'altra, eh? Che nipote ho io? Sei scemo? È un scemo, Dai, vieni, vai a parlare con Enrico, dai, vieni! Non vengo! Io con quelle difficoltà non parlo! Come hai fatto a distruggere la macchina? Ti sento vicino, una mica alta, porca troia! Io ho bisogno di andare via con la mia macchina e adesso tu me l'hai distrutta! Che fretta hai? Ti si porto io sabato prossimo! Ti porto te, ma non c'è meno... Sabato prossimo mi arriva la macchina, ti si porto io! Se mi scendo adesso la macchina! Dove devi andare? Andare su a trovare i parenti. Parenti? Sì. Ma dove? A casa Vosegno. Ma non abbiamo parenti là, nonno. Come puoi dirlo? Dimmi la verità. Qualche vecchia fiamma? No, fiamma niente. Che devi andare a trovare? No, niente. Infatti, l'altro giorno, la nonna mi ha detto che ti è arrivata una lettera. Che te hai detto una bolletta vecchia. E dall'acqua. All'acqua? Sì. Prima del ghiaccio adesso dell'acqua? Sì. Sicuro che non fosse una lettera o qualcosa? No. Come no? Ecco. Cos'era quella lettera o bolletto del ghiaccio? Te la faccio leggere. Però stai zitto. Però stai zitto. Va bene, dai qua, mi fanno. No, ci vediamo, eh. Raccomando, eh. Ciao. Ciao, Giovanna. Stai zitto, dai. Se vuoi andare a trovare sta Giovanna, vacci. Parti, via. Sei quello il male, parti. Dai, vai via. Non so come che vado a trovarla, che è morta. Cosa vuole fare io? E vado a vedere morta, dai. Fa un bello vedere una morta. C'è un problema. Che problema? Mio nipote. Non ha più la morosa? E allora? C'è qui il camion. Ci dice camion. Era il camion. Ma tu hai studiato, io non ho studiato. Stavo pensando dove ho messo le chiavi. Thank you.
strada! Sì! Non, tu non sei un cazzo! Mi sembra che sei pazzo. Ah, io sono pazzo. Vai piano! E ora! Cosa fai? E vai piano! Vai! Per me sei pazzo, sei. Eravamo una bella coppia noi due, eh? Mi sembra che siamo due pazzi. Beh, non va più. Non va mica più. Hai visto fare il seme con le schiene? Cosa succede? Ma fai apposta, fai! È lui che non può andare più! Dai, scendi, va giù, va! Dai, che non va più! E adesso cosa facciamo adesso? Eh? Ho preso in prestito. Da chi? Un mio amico. Chi è questo tuo amico? Se vieni con me, io vado dalla Giovanna. Vieni. Ce l'hai il casco? Che me ne faccio del casco? Adesso vado a casa e prendo il casco di mio figlio. Come ti sei vestito? Così. Il motociclista mi ha dato così. Adesso vado a casa a prendere il casco. Ma glielo fai a partire? Sì, sì. Non vedi che non sei capace? Ma non vedi che non ce la fai a partire? Questa strada non si può passare, è chiusa. Ah. E allora mi sono fermato qui apposta. Per avvisare, allora, ho bloccato. Dove passiamo? Si deve tornare indietro, che c'è un incrocio.
Dove dovete andare? A Mantova. A Mantova. Allora c'è un'altra strada che ci prende per dove? No, no, noi non lo sappiamo. Allora venite con me. Ferma, ferma, ferma! E dovete andare a Mantova. Dovete prendere San Vitale, attraversare il po' a quest'area Guardieri e poi di là c'è Mantova. Avete sbagliato strada, qui ci va a Pubblice Sena. Dove dovete andare? A Mantova dobbiamo andare. E voi dovete tornare indietro. Questa è la mia casa, abbiamo rimasto poca roba con la guerra, è sparito tutto, a riprendersi è stata una cosa lunga e difficile, poi siamo rimasti un po' giù. Voi da dove venite? Da Ravenna. Oh, bello Ravenna, la tomba di Dante, il mausoleo di Federico. Bravo. Tagliato scucce cos'è là? Lui che ci sarà tutti i paroli. Bisogna spiegarselo, loro non hanno mica visto tutto questo disastro di guerra. Qui non avevamo rimasto niente. Ma devi smettere sempre di rompere il coglione tutti quelli che passano. Io lo spiego tutto. Ma se scucce. Io te lo spiego. E tocca al bar te sopra con te. È meglio che lo sappiano. Cosa ci devo fare? Avrei che cercare i miei questi tutti qua. Mi dovete scusare, ma il mio babbo ferma tutta la gente che passa per la strada lì. È un povero vecchio. Non lì. È mica niente. Noi dobbiamo andare a Manto. Andiamo bene di qui. Manto? Sì. Qui siete due passi da Forlì. Allora? Manto è qua. Dovete ritornare indietro. E quindi? Quindi dovete andare nella direzione opposta. Sì, no! Vieni un attimo da me, dai, non ho bisogno di te. No, no, aspetta, aspetta. Dai, dai, muoviti, dai, vieni. Allora, avete capito bene? Ciò, tornate indietro, prendete la provinciale e arrivate a Mantova. Ma voi, cosa siete, partiti così a vanvera senza sapere la strada? Io dicevo che sapeva lui la strada. Pensavo di saperla, ma mi sono confuso. Ma io dico, lei affidarsi di un tizio così. Allora vi devo dire un'altra cosa, noi eravamo sette fratelli, con un podere ricchissimo di 22 ettari, era grano. E adesso? Scusi? Per la strada per andare a Mantova. Noi siamo vicino a Forlì. Me l'hanno detto. Adesso dai, venite con me che cerco di spiegarvelo. Per questo qui? Sì, va su. Facciamo in pieno? Sì. Comunque è vecchiotta sta moto, eh? Sì, come i suoi padroni. Beh, li vedo bene in salute. Ma insomma, specialmente io sono in forma. C'è un altro vecchietto che non è tanto in forma. Andiamo bene di qui per Mantova. Benissimo, voi proseguite sempre di qui e arrivate a Mantova. Quando ci saranno per sapere? Ci sono 120-130 km. Sì, sì. Comunque potete fare la superstrada. No, ma noi andiamo piano. Andate meglio a fare fuori sulla strada normale. Bene. Ecco, pieno, 20 euro. Aspetta, pago io. Pago io? No, no, pago io.
Cioè, slaccatini! Come i due vecchi che sono sopra! Buon viaggio! L'espressione che a lei non hai visto porno? No, quella legge te. Mi sembrava più adatto non hai visto porno. No. Non è adatto non hai visto porno, lei. Cosa vuole? Quel cosa, parlo su per la strada. Un cosa? Per girare la strada. No. Lo stradario? Sì. Stradario. C'era uno che diceva. È questo? Sì, è quello. Quant'è? Sono 3,50, 3,50. Pronto. 3,50, 1. Prego. Grazie. Ci ha pensi, eh? Un po'. Si vede, eh? Si vede. Io ad andare a Mantova. A fare che cosa? Che ti frega te? No, no, voglio saperlo io. Voglio proprio saperlo. Che ne è nato? Alla fidanzata? Così messo? Ma va là, va a saperlo. Ma vai te casino, va! Aspetta, va là che te lo do le indicazioni, vieni avanti, va là, dai, per favore, dai. Vieni. Faccio vedere. Devi prendere per quella rotonda là, quella là, quella là, guarda, quella là, quella là. Sì. Dai, sempre dritto, prendi la statale 24 sì. E lì trovi le indicazioni, ci sono sicure per Mantova. Sì. Capito? Dritto e la statale 24, capito? Prendi, che questo non ha più bisogno. Ah, non ha più bisogno? Allora vado a prendere i soldi. Aspetta un attimo, dove va? Arrivo. Aspetta! Che mi sei che fatte piccina! Dovrebbero essere questi qui. Grazie. Saluto. Ciao. Voi due, cosa andate? Ma trovo questo altro amico qui? Sì. Cosa andate a fare? Ma quanti chilometri c'è? Quanti chilometri? Saranno 100-120? Oh, beh, se c'è 120 per questo qui. Ma ce la fa? Io voglio. Ma cosa andate a fare a Mantova voi? Dobbiamo trovare la nostra fidanzata di una volta, quando eravamo vostra? Giovani. Perché c'entra anche lui? Sì, perché quando era con lui era la sua, quando era con me era la mia. Ma cosa facevate? Ah, quando eravamo giovani. Cosa vuol dire così? Così? Cosa vuol dire? Beh, non capisci così? Alla tua età non capisci ancora quello lì? Quello, come si fa così? Delle notte meravigliose, eh? Tac, 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 tac. Lui no! Lui che me ne frega, me di lui? Ma che vada a dire il culo anche lui, che cazzo se ne frega, no? Chi me ne frega, me di lui? Io penso per me. Quando era con me facevamo così, lui poi noi io non lo so mica. Visto che mi siete simpatici tutti e due, vi offro da bere adesso. Una birra a testa. Va bene, tanto. Va bene, va bene. Ci aspetta che un'ora, eh? Va bene, va bene, va bene, va benissimo. Me lo offro io. Va bene. Ok. Ok. Oh, questo qui va bene? Va bene. Grazie, grazie tanto. Ascolta, ce l'avete la foto della Giovanna? Beh, per banco. Per banco, adesso vediamo come si è messa. Qual è la Giovanna? È quella. Questo? Cosa ha avuto? Un incidente qui? Mamma mia, sei brutto.
Sei più brutto te, sei più brutto. Ma che vuoi che sia più brutto io? Ma guarda la beva, ma che è bevuto? Ma guardaci. Guarda come mi ha messo questo qui. Guarda, guarda, tu non capisci niente. Di donne? Sei più brutto te. Ma che te ci hai visto da come si è messo? Certo. Io però mi è piaciuta lei. Come quella negrina lì. Cioè, veramente. E se la vecchiaia fosse solo una passione? È una cosa vera, sai, la vecchiaia, perché dopo viene male le braccia, viene male il corpo. E poi dopo anche con le donne ti dimentichi. Ti dimentichi anche la Giovanna. Dopo me lo dici, fra 50 anni. Tu dico, ma te fra 50 anni c'è quella Giovanna? Eh? Da 50 anni c'è quella Giovanna, te. Ah sì? Se, siete insieme? No, non con c'è. Lui.
tanto che sei qui, perché dopo non mi fermo mica più, eh? Non ho scelta io. Hai capito o no? Oh! Io vado via, voglio vedere come fai. Oh! Oh! Vado via io. Vorrei fretta? Voglio andare via io. Io sto bene qui. Fammi vedere quella foto. Boh, quella. Quella di prima. Boh, no, voilà. Fammela vedere. Sei proprio una piatola. E l'hai conservata? Sì, sì. E invece ho buttato via tutto. Dalla paura che mia moglie lo trovasse, ho sparito tutto, ho buttato tutto via. E te? Io ho chiuso dentro un cassetto, a chiave. A chiave? Sì. Ah sì? Dove la tieni? Lì vado. Ah, nel portafoglio? Sì. Qui la chiave. Ah, sta così piccolina, già. Sì. Una chiavettina così piccolina. Tieni pure, tieni, tieni. Guarda come si com'è bella. Chissà chi sarà, scusa. Credo un dottore o un avvocato. Avrà fatto la signora fino ad oggi. Ce l'ha sempre fatto la signora. E noi abbiamo sempre lavorato. Sempre, sempre. E siamo in bolletta. Non abbiamo un soldo. Cosa dici te? Sono pastiglie masticabili, non hai bisogno di bere. Vieni, vieni. No, no, lascia stare, non voglio mica niente. Grazie. Posso guidare io? No, 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 è sempre stato il mio sogno, ho il piacere di guidare io. Thank you.
non vedi, nella tasca, no? Non era nella tasca? Beh. Ehi. Andiamo via. Dai, andiamo, dai. Vieni, vieni, dai. No, non vengo. Cosa vuoi, dormire lì? Io dormo qui. Oh, non dormi? Io no. Famo che cazzo che vuoi. Oh! Levati quel casco che fai ridere i polli. Dai, andiamo, va! Non ti vedi? Sono stanco da morire. Beh, allora, sì, lo so che torniamo alle 11 e mezzanotte, lo so. Non so quando ritorno, ecco. Capito? A mezzanotte, alla luna. No, non so quando... Lo sai che mi sono trovato la fidanzata? Voilà. Là? Sì, sì, ciao, ciao, ciao. Dimmi un po', cosa ti ha detto tua moglie di quella lettera? Ti ha detto del rufiano? Ti ha detto dell'imbecille? Ha detto così, sei proprio uno stronzo! Tutti questi anni non ho mai detto niente. Ha ragione, ha ragione. Perché ha ragione sicuro. Sì? Sì. Perché non dirlo? Perché dirlo? Perché lei dopo se ne andava. Se ne andava perché ne trovavi un altro. Ah no, perché lei mi fa da mangiare, mi ti fa... Ti portava a casa l'amorosa che hai detto a tua moglie che hai l'amorosa. Ti portavi a casa quello? No, io se la mia moglie la voglio bene. Ma no, lei non ti vuole più bene adesso. Hai detto che era la tua moglie? No, non ce l'ho mai detto. Perché se glielo vado a dire mi caccia fuori. E nell'appartamento è intestata lei. E io non ho neanche un soldo. Hai capito? Allora non ci ho mai detto niente. Se avevamo questo qui... Giovanna l'avremmo trovata subito. Allora non c'era? Quante morose avremmo trovato. Se avevamo il cellulare nella mano. Se avevamo internet. Cos'è? Sai Aldo, che adesso quando sarò un po' più vecchio ho pensato di prendere una romena. Una mezza età, mica né giovane né vecchia. Che mi porti in giro, che mi vada a fare la spesa e... No, io non lo prendo perché sono tutto uguale. Ti intendo se c'hai i soldi. Ci darai i soldi della pensione? Beh, c'ho da vivere anch'io. Vivi anche te sicuro? Vivete insieme e quando muori dopo è tutto suo. Non hanno bisogno di mettergli i soldi nella cassa. Tanto non li spendi più. È vero, lo sai che io mi sono... ho paura di fare questo viaggio qui, ho voglia di ritornare indietro perché... Perché ho paura di trovarla invecchiata, di trovarla al cimitero là, una fotografia. Ritorno indietro, lo sai che io ritorno. Guarda quanta gioventù c'è qui dentro.
Oh. Siamo vecchi, siamo vecchi, vecchi, eh. Vecchi. Guarda ragazzi, ci metterò lì in bocca. Lo fanno bene, cioè si vogliono bene. Guarda, guarda. Vedi com'è bello l'amore. È vero. Con la sua lingua gli pulisce i denti a lui, vedi dai, chiamo, non fare l'imbecille, dai, c'hai un po' di nervoso, dai. I vecchietti si innervosiscono un po', eh? Ah, sei geloso dei ragazzini, ti ho conosciuto io. Da dormire, è due giorni che siamo in giro, abbiamo una voglia di dormire. Venite pure, che ci guardiamo subito. Venite, accomodatevi. Adesso sento dal mio collega se c'è la camera. Sì, Fabio? Permesso. Fabio? Sì, buonasera. Signori, non hanno prenotato, chiedono se c'è una stanza per dormire. Beh, facciamo una cosa, possiamo mettere. C'è la matrimoniale sopra, va bene lo stesso o volete dormire separato? Con lui non andiamo. Capito, bello, non possiamo farlo così, Samuele. Uno lo mettiamo di sopra in una singola. E un altro lo mettiamo qui che allestiamo il divano per cui. Va bene, un attimo. Ci dovete dare i vostri documenti perché dobbiamo registrare la vostra presenza. Dobbiamo registrare la presenza per motivi amministrativi. Una semplice formalità. Sì. Per quanto intendete rimanere, signore? Una notte. Solo stanotte? Sì. Allora una notte sono 35 euro a testa. D'accordo. C'è anche la donna. Poi la donna sarebbe... C'è un supplemento. Purtroppo, c'è un supplemento. Supplemento di 100. 100 che cosa? 100 euro. 100 euro? Per lei. Sul comodino? No. Troppo. Ma come mai siete vestiti così pesanti con un caldo? Andare in motore, è freddo, eppure siamo vecchi. Preparo per la notte? Allora mi dica, da dove venite? La stanza è ariosa, è in stile anche antico. C'è una sedia qui se vuole mettere i vestiti quando si cambia, sì. Qua c'è lo specchio se si vuole guardare. Ma fa un po' brutto quel specchio. In effetti sarebbe meglio che lei non si specchiasse. È confortevole questo divano. No. Come faccio a metterci la puttana? Vabbè, così proprio, spudorato. Sì, io l'ho detto come battuta, ma ho visto che insiste sul discorso. È interessato allora? Sì. Ti attento alla testa? Guarda. Qui c'è il bagno, tutto con tutti i suoi propri servizi, tutto completo. Comunque, se eventualmente, magari un'eventualità che lei stia male, noi siamo a vostra completa disposizione. Per stare male lei? Ma no, ma era un modo di dire adesso. Bello, perché? Era un modo di dire se eventualmente, un'eventualità. Sì.
Ma l'ultima volta che l'ho usata, che l'ho usata, che ribalta? Sì. Solo a guardarla si prende il tetano. Dobbiamo. Aspetta che ho qualche indicazione. Qui la cartina. Cos'è ridi? Scemo. Ma guarda questo com'è ridotto. Ma da dove arrivate voi? Da Ravenna. Scusate una cosa, aspettate un attimo, voglio andare a prendere la macchina fotografica e voglio farmi una fotografia. No, no, io vado via. No, no, aspettate un attimo, arriva subito. No, no, andiamo via. No, no, un attimo, andiamo, no, andiamo, no, La strada per andare a Mantova di qui. Beh, per Mantova, beh. Ma è in là Mantova. Dovete andare sempre dritto, là in fondo, passate il ponte, poi dopo passate un altro ponte, andate a destra, poi andate a sinistra e poi avanti ancora per dei chilometri, c'è un altro ponte. Scusi. Andate a destra e... Scusi, non abbiamo mica capito niente. Ma come siete messi? Ma come vi siete vestiti? Amo, abbiamo freddo. Avete freddo? Sì. Dovete andare a un raduno di motori, amato. No, no, sono no. Sicuro? No, 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 no. E voi, nonno, siete un biker? Può darsi, sì. Può darsi di sì. Scusi, ma la vecchiaia arriva anche a casa sua? Sì, ah, sì, sì. A casa sua adesso... ci arriva la vecchiaia. Va bene, c'è tempo, c'è sempre tempo. Ah, c'è sempre tempo. Adesso sì. Andiamo a casa mia. Ve lo segno in un foglietto la via, le strade, così poi vi do da bere non del vino ma dell'acqua. Tu cosa fai? Lella! Salve. 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 Adesso c'è una persona che ti cerca. Adesso te la faccio entrare. Nessuno. Ma Gianni! Oh, mio Dio. Maestro! Allora, ti presento i miei due amici. I miei due amici. Gianni, che non li conosco. sono venuti con un mondo d'epoca. Voglio vedere. Voglio sapere. Ma vieni a vedere. Scusate un attimo, è così da un attimo. Niente, di niente. Vieni. Guarda un po' questo motore qui, guarda anche il casco, gli occhiali, un 160. Lo conoscete questo signore qui? Chi è? Un pittore. Come? Ma come chi sono? Beh, non scherziamo, non mi conoscete? Adesso andiamo a vedere nel mio studio. Adesso venite che vi faccio vedere come si fa a dipingere. Non ci doveva scrivere la strada per andare a Mantova lei? Costa, è vero. Vero. Andiamo. Adesso partite di qui, poi andate di qui ci sono 3 chilometri, di qui ci sono altri 5. Poi dopo non voltate in qua, andate sempre dritto. Sì. E poi dopo andate avanti. No, c'è una deviazione. Ah, è vero. Ci sono 200 metri. Ecco, c'è una deviazione. Allora andate 200 metri. Sì. Non va, è un rosso. Non va. Da noi. Oh, no, sono andato. Vediamo.
sei stronzo! Dai, vieni, venite! Tornate indietro! Stronzo! Guarda che due soggetti, eh? Due hai trovato? Ma non lo so. La pittura è una questione di colore, sì, di sensazione, sì, 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 di gusto, sì, di olfatto, il profumo della pittura. Mm. Ah, che bello! Ma te non parli mai. Che voglio dire? Cioè, parlate voi? No, lui non parla mai. Da quando ha saputo che è morta la sua Giovanna, la sua amorosa di una volta, non parla mai più. E chi è questo? Ma stai un po' zitto, stai. E chi è questo Giovanna? Stiamo andando da lei al cimitero a Mantova a trovarla. E tu lo accompagni? Io lo accompagno, perché era l'amorosa di tutte e due. Ostra, era un bel puttanone. No, vedi, scusi, dico del tuo, eh. Sì, ma certo, no. Noi le volevamo bene, ognuno però a suo modo. Anche tu? Anch'io. Avevamo 23-24 anni, è sparito tutto in un giorno, non l'abbiamo più visto. Poi lui, un mese fa, è arrivata una lettera che era scritto che lei, la Giovanna, era morta. Ma e se non fosse morta, e se l'avesse scritta lei, la lettera? Avete visto? Quella di parate. Deve avere qualcosa? Assolutamente niente.
Aldo! Thank you.
quella donna, che non abbiamo un soldo da fare il viaggio e sei andato... Non ho speso niente! Non hai speso niente? No, hai speso te! Niente! È vero? Sì. Porca miseria! Voi che siete a spendere tutti i soldi che non ne abbiamo più un soldo, come facciamo a fare il viaggio adesso? Eh? Dimmi, sei ubriaco proprio? Tutti e due. Tutti e due. Sei morto o no? Sei stata felice? Non mi parli? Sei stata felice nella tua vita? Sì, sì, sono stata felice. Però non ho sposato chi avrei voluto. E chi avresti voluto? Non voi. Mi ricordo di questo ragazzo, dico di Goro.
usava dei modi così gentili per cercare di conquistarmi. Cioè, ha fatto di tutto. Sai che una volta, Gino, una volta mi ha portato a lavoro 50 rose rosse. 50 di numero. Cioè, ti rendi conto? E poi abbiamo vissuto insieme 5 anni. E poi mi ha lasciato. Così, di punto in bianco. Se n'è andato. Scomparso. Di nascosto. E mi ricordo che quando eri alla stazione ti sei girata e io di nascosto ti guardavo. Tu ti sei girata ma non mi hai visto. Ma dai. Cioè, cosa vuoi farci? Gino! Ancora qua! Andiamo via! Ma che miseria! Lei ancora viene? Vedi, ora che ci viene? Tutto a posto? Tutto a posto? C'è freddo stanotte? No, no. Dove andate con gli altri? Andiamo a Mantova, al Regno Nazionale di Moto d'Epoca. Va bene. Venite anche voi? Può darsi. Che moto avete? Le Mondi. Mondi, 175? Sì, ho bevuto troppo io. Avete bevuto troppo? Maledite. Un verde forte. Avete bevuto? Cosa avete bevuto? Beh, un litro di vino. Un litro di vino? Mm. Beh, non ho niente un litro di vino. E venite con noi, facciamo strada. Può darsi. Come può darsi? Allora, se vi siete perso, allora venite dietro noi. Gino, ci accompagna loro a Mantova. Ma accompagniamo noi a Mantova. Thank you.
Chiedilo, aspetta. C'è il punto lì, sì, c'è. Sposti. Non va, dai, va là. Adesso lo provo io, dai. Scusa, mi via case nuove. Via delle case nuove? Sì. Via case nuove, deve andare di là. Deve prendere la strada, deve andare di là. Sì. Qua c'è lo stop. Sì. Allo stop va a sinistra, sì. E poi non la prima ma la seconda a destra. Quella è via case nuove. Grazie tanto. C'è parte. Dai, su, andiamo, no, stavolta, no, bisogna andare. Oh, ragazzi, qua bisogna spingere, forza. Facciamo la partita. Pronti ragazzi? Pronti, pronti, via, 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 via. Vai, vai, vai. Vai. Sei tu l'altro della lettera? Aldo e Gino! Sei il marito, sei. Ma che robe! Siete arrivati in motore! E Tonino! Dunque saranno stati... Quanti anni fa sono stato? Sono stati 40 anni. No, 40 anni, sono una trentina.
30 anni fa, penso. Io e lui abbiamo lavorato 5 anni assieme a fare le frisatrici, le zappatrici, macchine agricole, là per non andare su a Monte Virabello, in una fabbrica vicino a un fosso. Ti ricordi? Sì. Quando? Quando lavorava da Ranieri. Lui ha 10 anni più di me. Ne è passato del tempo alto. Torta, c'è. Abbastanza, Però mi hai fatto litigare con mia moglie con quella lettera, eh? Ah sì? Sì. Cosa ti ha detto? Ha detto che... E così ci hai rubato la donna? Non dovrei dirlo, ma è andato così, vai. È la vita. Penso un po' Aldo, come è la vita, lei è curiosa, eh? È così. Hai lavorato 5 anni insieme e non siamo mai niente. Aldo! Cosa vuoi? Ci hanno rubato la donna, a tutte e due! È vecchio, la vita è così. Che lo sapevo io. Te Aldo, abbiamo lavorato 5 anni insieme, ma hai mica detto niente. Va bene che te sei un uomo di poche parole. Però potevi dire qualcosa. Vuoi tenere segreto queste cose. Ah. Non l'ho mai detto. Ma quando vi siete sposati? Siamo sposati il 21 luglio del 1970. Capito? Sì, 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 capito. Sei stato incantato? Anche a te parlo. Siamo due incantati. Non mi avete mai parlato di voi. Mi ha parlato verso la fine. Subito prima di morire, io pensavo che iniziasse a dare i numeri. Allora, io lo secondavo perché non pensavo a tutte queste cose. E invece era tutto vero. Adesso vedo. Non so perché non ha mai telefonato, non ha mai scritto. Ma... prima di morire mi voleva scrivere una lettera. Infatti, ho visto un giorno che era là che scriveva. Non so neanche che fine ha fatto, non ho visto più, la deve averla buttata via dopo. Poi una mattina è partita con la bicicletta ad andare a fare la spesa. Mi hanno telefonato che l'hanno trovata stesa in piazza, un infarto, morta subito. Che vai. Subito. Porca miseria. Mi dispiace. Queste sono prese dalla vita. La vita mi serve tante cose. Brutto lavoro. Adesso è al cimitero, quello piccolo, qui di Mantova. Andateci voi perché io mi sono promesso che non ci vado mai più. E perché? No, forse un giorno ci andrò. Per il momento non me la sento. Dove è sepolta? Non mi potete sbagliare, perché andate in fondo al cimitero, sono dei portici, ve la trovate davanti. Comunque adesso noi ci salutiamo. Grazie. Porca miseria, non c'è mica qui.
trovato qualcosa? Hai trovato niente? No, niente. Non c'è. Questo stronzo ha detto che qui non è qui. Non c'è qui. Proprio uno stronzo. Io non ho trovato niente. Per me non è morta. Che non sono capace di trovarla. Mettiamoci pure a cercarla. Ma dove? Poi scritto lì che era Giovanna. Non sai leggere? È morta il 14 di marzo. Miseria, come si è invecchiata. Si è invecchiata peggio di noi, vedi? Non dire strozzate. Potevamo portarci almeno un fiore. Che facciamo che siamo senza soldi? Allora non l'abbiamo presa. Vabbè, già. E come ci troviamo a casa adesso?